Giorgio Klauer, questa sera uno dei brani che sentiremo è un brano tuo. Ci racconti questo brano com'è nato? Allora, il mio coinvolgimento in questo progetto è dovuto a una proposta del collega Paolo Pachini, a cui ho aderito molto volentieri, facendo seguito a un altro progetto che aveva portato all'esecuzione di Mantra di Karlheinz Stockhausen. Quindi, diciamo, è cominciata in questo modo, ecco, rispondendo a una proposta di esecuzione e composizione assieme a un magnifico duo pianistico che ho imparato a conoscere e apprezzare in questi ultimi 2 anni. Riguardo al progetto, invece musicale, intreccia molteplici, come dire, nuove esperienze, intendo nuove per me naturalmente. Parzialmente di carattere improvvisativo, di interazione diretta tra il compositore, il cosiddetto, insomma, che sta dietro la console e i musicisti allo strumento, e quindi sì, un ambito per me senz'altro nuovo. E anche un certo tipo di sonorità piuttosto, potremmo dire, aggressive, amorfe, imprevedibili, con cui mi sono cimentato in modo forse, come dire, un po' incosciente. Allora, noi vedendo le prove abbiamo visto un vassoio di gnocchi, abbiamo visto sullo schermo, no? Un chow chow, quindi il cane chow chow. E queste immagini servono a cosa? Le immagini vengono trasformate in suoni con metodi triviali di proiezione di dati. Non hanno alcun significato. I suoni elettronici ottenuti, vengono poi interpretati e proiettati su dei pentagrammi che vengono stampati in quel momento, mentre si stanno producendo, riproducendo in scena. I pianisti prelevano la stampa, ecco, e la osservano per qualche secondo per acquisire dimestichezza e cominciano a suonare. Questa cosa ovviamente si interseca con la presenza di altri suoni che io comunque gestisco continuamente. Quindi le immagini non hanno alcun significato, però ci sono. Sono state scelte per i risultati a cui portano. Quindi il fatto che rappresentino qualche cosa è, come dire, un possibile suggerimento fantasioso, ecco, per cercare di interpretare in modo positivo qualche cosa il cui significato si sta facendo in quel momento. Quindi ovviamente gli gnocchi sono una cosa piuttosto ironica, semplicemente si comincia da quello che c'è, ecco, ed evidentemente quel giorno C'erano gli c'erano gnocchi. gli gnocchi. Questo significa anche che il brano, ogni volta quando viene eseguito, è diverso. Sì, non c'è un brano, c'è un processo. C'è un processo di salto, di salto di elementi da un ambito all'altro, quindi dall'immagine, o meglio dal dato informatico che porta l'immagine, a suono, come dire, informazione sonora che porta il suono, a informazione simbolica che porta una lettura, ecco, una lettura della partitura, e quindi suono. Quindi questo circolo rappresenta l'impianto, come dire, procedurale che è il pezzo,
i due interpreti ed io, o potrebbe essere un'altra persona, collaborano alla produzione del formale anche, naturalmente, con delle decisioni molto importanti, però sono prese al volo, come dire. Quindi senz'altro, ovviamente ogni volta è diverso, ma soprattutto è imprevedibile per le stesse persone che lo producono. Maestro Paolo Pacchini, ci racconta un po' questo progetto che ha portato a questo concerto di questa sera. Di cosa si tratta? Intanto questo nasce dalla meravigliosa esperienza fatta con Maria Iaiza e Luca Chiandotto su Mantra di Stockhausen, grazie anche alla cura e regia del suono del professor Klauer che prima ha intervistato. È un'esperienza straordinaria perché due pianisti così giovani di fronte a un capolavoro così importante e anche così ostico da comprendere sono entrati perfettamente nel linguaggio, nella tecnica, hanno fornito un'esecuzione strepitosa, anche replicata a distanza di qualche mese con uguale energia e riuscita. Da questa bellissima esperienza è nata l'idea di fare un nuovo progetto insieme, facendo un po' un viaggio in certe regioni del Novecento, contraddistinte principalmente per me da diversissime organizzazioni del tempo. Quindi abbiamo scelto la valse di Ravel, la versione a due pianoforti originale dell'autore, che è un pezzo sul tempo, chiaramente, primo luogo perché è un valzer, e poi perché dà quest'idea, no, dell'apoteosi e allo stesso tempo dalla caduta, dalla distruzione di un genere musicale che rappresenta anche un'epoca, quindi comunque è una grossa riflessione sul tempo. Poi c'è Two Pianos di Morton Feldman, che è un pezzo dal tempo sospeso, è come se fosse un istante ghiacciato che viene osservato nelle sue minime fluttuazioni, con queste appunto, figure che si coagulano in delle molecole molto molto semplici, che non hanno un vero e proprio ritmo, quindi è un tempo sospeso, un grande istante che viene osservato. Poi vi è Zeitgeist di Crumb, che a parte già nel titolo si parla dello spirito del tempo, ma è un pezzo dove, che è una serie di pezzi, dove anche qui ci sono esplorazioni di gesti che sono proprio all'estremo, cose estremamente sospese, cose frenetiche, cose molto irregolari, cose molto regolari, quindi c'è proprio un estremo campionario di tempi, quindi un caleidoscopio temporale. E è anche collegato all'esplorazione timbrica dello strumento che viene suonato in tanti modi, diciamo, estesi, tipo armonici, pezzi di gomma sulle corde, strisciati, bicchieri, tutto sempre con un risultato sonoro molto preciso, molto ben studiato e di grande effetto, che si inserisce sempre in questa anche esplorazione del tempo, perché chiaramente le nuove articolazioni creano anche dei tempi, dei microtempi differenti. Poi abbiamo deciso, insieme a Giorgio Klauer, di scrivere anche noi dei pezzi. Nel mio pezzo è un pezzo, diciamo, da un punto di vista formale abbastanza tradizionale, perché c'è un'introduzione, una parte rapida, una parte centrale lenta, una nuova parte rapida e poi una coda. Quindi, una struttura abbastanza tradizionale dove però
appunto, in qualche modo anche qui ci sono dei tempi che si confrontano con i tempi ai limiti della velocità possibile, con dei tempi molto invece dilatati e con dei tempi quasi completamente fermi. Quindi queste cose si alternano, certe volte, qualche volta anche si sovrappongono, specialmente nella parte lenta centrale, e quindi è un pezzo, diciamo, da un certo punto di vista, che si rifà una tradizione, diciamo, tipo Ravelli, Ghetti-Ciarrino, quindi un certo asse del Novecento, con forse in più, questo in più, come cosa diversa, come cosa più originale, questo fatto di appunto evitare, o comunque quando, diciamo, evitare il tempo squadrato, un tempo messo dentro un metro, dentro delle figure ritmiche. Questo è evitato molto spesso durante il pezzo. In alcuni momenti ci sono queste cose in modo quasi ironico, per esempio nel terzo movimento, dove ci sono delle figure diatoniche di reminiscenza un po' stravinskiana, che sono inquadrate, ma sempre dentro un flusso molto, molto irregolare. Quindi questo pezzo è molto difficile per i pianisti, perché hanno molta articolazione, e allo stesso tempo questa articolazione galleggia un po' nell'aria, cioè sono come delle scie di suono che si incastrano nell'altra. Insomma, devo dire che loro hanno fatto un gran lavoro nel momento in cui lo eseguono lasciandosi andare, risulta, diciamo, vicino a come l'ha pensato l'autore, che ovviamente pretende una perfezione che non è di questo mondo, ma in realtà è meglio, come lo fanno loro, di avere una simulazione perfetta fatta al computer, ecco, perché c'è comunque un'intenzione molto ricca, anche un suono ovviamente molto più bello. Ecco, questo è un po' il riassunto della serata. Allora, Luca Chiandotto e Maria Iaiza, dunque siete qui come duo per un concerto. Di che concerto si tratta? Concerto di musica prettamente contemporanea dai giorni nostri con i due insegnanti di conservatorio di Trieste Venezia, Paolo Pacchini e Giorgio Trauer, arrivando a Maurizio Ravella, alla fine che chiuderà questo concerto, e passando per Morton Feldman, che ha scritto il piano nel 1957, e George Crumb, compositore americano morto da qualche giorno, e che ha scritto Zeitgeist nell'87. Ecco, il vostro duo, a questo punto risponderà Maria, è nato quando? Allora, il nostro duo è nato 4 anni fa per un progetto, quindi in maniera piuttosto casuale, e poi alla fine abbiamo deciso di continuare a suonare insieme, perché quando il maestro Pacchini ci ha coinvolti per un progetto su Mantra avevamo capito che ci piaceva molto suonare musica contemporanea, e quindi praticamente ci stiamo dedicando soprattutto a quella, come duo. Quindi sì, diciamo che da sto caso in poi è quello il E voi due siete stati, o forse siete ancora, allievi del conservatorio. Dunque, Luca, ci racconti un po' il tuo percorso. Io ho frequentato da prima la scuola di musica, quindi facendo gli esami da privatista a Trieste, poi sono entrato a 16 anni qua, nella classe di Stadio Zaccaria, e ci sono rimasto fino alla laurea triennale e biennale. Nel frattempo ho fatto un Erasmus a Strasburgo e ho fatto in seguito un diploma postgraduate a Grazia, adesso sono iscritto a Venezia, a un master di pianoforte jazz. E invece Maria? Allora, anche io ho fatto gli studi prima da privatista con Maria Cucciello, e per cui entrare prima a Udine per il triennio con Giovanni Maffero e in seguito qui al triennio con Teresa Trevisan, e adesso sono iscritta invece al triennio di musica da camera. E, come esperienze
vostro è un duo, solo due pianoforti, oppure fate anche quattro mani? No, per ora ci siamo dedicati principalmente ai due pianoforti, anche se stasera è la nostra prima volta anche a quattro mani, perché suoneremo la Pavana di Ravello. I vostri progetti per il futuro sono quali? Insieme? Separatamente? Beh, la musica è ampia, il repertorio è vasto, quindi, come buoni musicisti faremo tesoro di tutto ciò che potrà arrivare sia da solisti sia in duo per arricchire la nostra esperienza. C'è qualcosa che vorreste fare e che non avete ancora fatto? In ambito musicale, ovviamente. Una cosa che mi è venuta subito in mente appena hai fatto la domanda è suonare il risveglio degli uccelli di Messiaen per pianoforte e orchestra e diciamo grande ensemble e suonare con le formazioni di cui faccio parte attualmente, comunque sempre formazioni che sono esattamente quali? Solista, in duo con Maria, in duo con Giada Leventi, violinista, in duo con Marco Alvesne, violinista. E invece Maria, tu fai duo solo con Luca oppure suoni anche con altri gruppi, altri ensemble, altri dui? Allora, per il momento